Zombie Apocalypse. Buongiorno ragazzi a tutte e a tutti, nuovo video vlog barra chiacchiericcio. Come state? Spero bene, io bene altrettanto. Allora, devo fare il letto e non ho voglia, ma lo farò insieme a voi, sì, ebbene sì. Se vi va fatemi compagnia, perché vi terrò anche io tanta compagnia, ok? E niente, noi ci si vede dopo, perché adesso stoppo e poi riprendo mentre sto facendo il mio lettino, ok? Letto volentieri, dai, perché è un lettone grande. E noi ci si vede dopo, dai. Eccoci qua, ho fatto il mio bel letto, come potete ben vedere, eccolo qui, e ho fatto il mio letto, cioè, ora farò un altro pezzettone di videoclip dove faccio vedere i prodotti finiti beauty, perché ho intenzione anche di fare, di dividere tutto questo video chiacchiericcio tra io come faccio il letto, poi il video beauty e poi un po' di chiacchiera insieme a me se volete. E poi vediamo un po' cosa riesco a fare di meglio, ok? Oggi truccarmi non lo so, perché ho da farvi altri video di come dire, veramente su come io curo la mia persona, ok? E niente, a dopo. Come vi avevo promesso nel video di prima, clip, dove faccio vedere le foto, cioè non le foto, il letto. Scusate che siamo in pappino, però è da un bel po' che non sto registrando, quindi capitemi. Allora, questo è un altro clip dove faccio vedere i prodotti finiti. Non so se sono... cosa ho messo dentro, quindi non ho idea. E quindi ve li faccio vedere cosa ho preso, cosa ho finito, anzi, scusate. Allora, andiamo subito al nocciolo. Ho rifinito il Mantovani, che serve questo, perché un altro ce l'ho di scorta in doccia. E mi sta per finire anche quello, perché qui finiscono il bagno schiuma come il pane, meno male che è così. Quindi ecco qua, Mantovani, molto buono, e lo lancio sul letto. Poi finito il mio matto tanto un verde, scusate, il mio matto tanto un verde, tanto un verde, molto buono, mi sta piacendo davvero tanto. Ah, sono di fronte alla finestra perché credo si veda meglio. Vabbè, ho anche la luce accesa del lampadario. Poi ho terminato e mi è piaciuto tanto, e forse persiste anche sulle lenzuola dappertutto dove volete voi, però profumo buono, un po' stucchevole ma non tanto, dolcino diciamo. Sto parlando del Dexal ammorbidente, questo qua appunto, del Dexal dell'Eurospin, quello ammorbidente, molto buono. Questo è profumo di brezza marina, molto buono, mi è piaciuto tanto, sì ragazzi, stra buono. Poi ho terminato, non per importanza ma perché mi è piaciuto davvero tanto, ma anche questo è un suo perché, Sensodyne, che costa 5,30 euro ed è stra buonissimo, wow, top, mi aiuta contro la sensibilità sia gengivale che dentale dei miei denti, quindi top, mi è stra piaciuto. Ribadisco, questo l'ho preso in farmacia, ma si è reperibile anche, non so se in profumeria o meno, ma comunque l'ho preso a Saponi Profumi, perché io qua sono in Sardegna, però magari da voi in Lombardia acqua sapone forse sì. 5,30 euro comunque è costato. Poi questo invece è costato
Dov'è l'altro? Ah, non ce l'ho. Vabbè, questo lo sto ancora utilizzando. Anche quest'altro flacone è costato 4,90 euro, vedete? Già. Poi, no, altri. Ho utilizzato, è finito anche questo, ma questo lo utilizzavo per i pennelli, anche perché, vabbè, sì, soprattutto per lavarmi, ma anche per lavarmi i piedi, queste robe qua quando non voglio fare proprio una doccia completa, mi lavavo sia le ascelle, vabbè, tutto il resto. A volte mi lavavo anche a pezzi, non sempre. Ora sto prendendo l'abitudine di non lavarmi più a pezzi perché è venuto tutto un macello, un bando, quindi anche Nine. Non dirò nessuno, però la verità, lo faccio ogni tanto questi pastrucchiamenti. Comunque, latte di mandorle extra nutriente, dermoprotettivo neutro ipoallergenico, bagno doccia della Mantovani. Sto parlando del bagno doccia Mantovani, eccolo qua, vedete, buonissimo. Poi altro che mi è strapiaciuto, questo non so perché non esce, comunque non importa, ormai ce l'ho avuto perché me l'ho stufato. E sto parlando del Garnier Fructis Shampoo Hydra Rich Contouring Raw Shampoo Alta Definizione al Pistacchio, olio di pistacchio e pectina di frutta, questo qua, molto buono, molto buono. Ha un profumo eccezionale. Ah, ragazze, che bello! Yeah! Vai, troppo buono! Sì, questo ne aveva 250 ml di prodotto preso a sapore di profumi. Fantastico, ve lo consiglio perché sento una leggera frescura ai capelli. Frescura, che sto di? No, vabbè, mi pulisce bene i capelli, me li lava bene e basta. Vabbè, a parte che io uso il balsamo, Prince, che il balsamo ci vuole, comunque, vabbè, niente. Ah, PS, se non mi vedete truccata, perché oggi non mi faccio problemi neanche io. Se voglio uscire truccata, esco truccata, se no, che me ne frega. Non sono mica a ballare o chissà dove a fare la sfilata, però oggi è andata così, fidate così come sono. Comunque questo mi è piaciuto ed è top, vedete, questo qua. Poi un altro prodotto e ho finito, giuro, promesso, ed è questo Garnier Skin Active acqua micellare tutto in uno per pelli sensibili, deterge, idrata e strucca. Vabbè, questo lo sappiamo, sto parlando del detergente della Garnier, quello acqua micellare, ovviamente sì. E senza risciacquo, ma senza profumo, viso, occhi, labbra, senza, appunto, senza risciacquo. Questo risciacquate sempre, ragazze, per l'amor di Dio, perché è sempre sapone, quindi ma va. Comunque risciacquate, anche se non avete voglia, siete stanchi, fate un piccolo sacrificio almeno per la vostra pelle, risciacquate, perché il mio sbaglio è solo prima di dirlo, che a volte io sono stanca, per cui inizio non mi sciacquo, ma è sbagliatissimo non risciacquarsi. Non lo fate, risciacquatevi, perché è sacrosanta cosa, non deve esserci nessuna scusa. Risciacquate questo prodotto, perché se poi fa male o siete allergici o cosa, qua dice ipoallergenico, però se uno non le piace, vabbè, tutti dicono che è buono, ma se qualcuno dice che non le piace, risciacqua che è meglio, direi. Questo è un flacone da 400 ml di prodotto, top. A me piace, però ribadisco, lo risciacquo che è meglio. Poi, altro c'è? No, finito. Finito, ragazze mie. Vedete, non c'è più nulla. E niente, ragazze, questo era tutto. Io li metto tutto dentro al video finito. Nel frattempo faccio anche vedere tutto quello che c'era nella mia busta, cioè lì, farò vedere un po' un'altra clip di quello che sto combinando durante i video, un attimo solo, ragazzi, questo era tutto ciò che c'era qua dentro nella, da farvi recensire, da dirvi tutto quanto di prodotti, se mi sono piaciuti, se non mi sono piaciuti. Io dico top, mi sono piaciuti e li ricompro, sì, perché sono buoni, alcuni li ho comprati, li sto già utilizzando, quindi top. E niente, ragazze, adesso mi fermo all'ultima clip, che serve questa,
E poi se riesco, anzi, perché tra poco sarà pronto per andare a mangiare. Perché che ore sono? Un attimo. Quasi mezzogiorno. No, non è vero. No, le 11:27, ho sbagliato io. Comunque, niente, ragazze. Io sono stata qui non so quanto tempo per registrare questi video. Sono stata qui, nel senso che ho rimandato un sacco di volte per fare questi video. Non so quando li farò, però altri video così, perché tiene molto impegno a fare questi video e quindi non ho idea di che altro video fare. Volevo fare un video di trucco, ma i miei occhi sono molto sensibili in questo periodo e molto delicati, non so se vi rendo l'idea. Quindi sto cercando di fare meno trucco, cioè di ricreare meno trucchi, cioè praticamente truccarmi poco e niente. Perché quando mi trucco poi diventano gli occhi rossi come, non so, mi diventano gli occhi fucsia, come si suol dire. Lo so che è un modo di dire perché o guardo lo schermo, o guardo il computer, quello con l'altro, la televisione, però anche il trucco secondo me incide molto nel far sì che si arrossa molto l'occhio, specialmente quando siamo truccate, e questo già chi soffre di glaucoma come me, è bene che il trucco usa solamente il viso, parte del viso, ma gli occhi li lascia separati dal resto del make-up. A meno che non c'è un'eccezione di una cerimonia o di un, cioè, appunto un evento, allora si deve toccare l'occhio, ma se no può anche andare benissimo un trucco leggero, non molto strong, perché se no così no, non va bene. Quindi io alla fine vado sempre, aspettate un attimo, ok. Dicevo, almeno alla fine io vado sempre struccata, non solo come oggi, ma gli altri giorni vado. Fatto di sopracciglia che oggi le ho lasciate così andare, però non è che mi sono sentita più che altro a disagio, però avrei voluto truccarmi, ma non l'ho fatto. Uno perché, non voglio dire cosa, perché altrimenti non so cosa potrebbe succedere qui in casa mia, cioè, vabbè, è mancata la luce. È mancata la luce, primis, e per questo non lo voglio dire, perché poi magari manca di nuovo, spero di no. Non lo dire neanche scherzando, Melania. E quindi, seconda cosa, non vedevo niente, senza occhiali, senza luce, cosa fai? Ti trucchi? No, eviti, ti vesti, lasci perdere, vai a fare le tue commissioni, a ricaricarti il telefono, che devo ricaricare il telefono. Ti vesti, ti detergi come meglio puoi, prima che manchi la luce, appunto, è questo che ho fatto. E poi sono andata a cercare l'Enel, a chiamare l'Enel, tutto quanto, e dopodiché è come qua registrare un video per voi, sperando di nuovo in un bel lieto fine, che non ti ritorni di nuovo l'ultima cosa che ci manca, solo questo. Quindi niente, ragazze, io mi auguro che riesco di nuovo a rifare altri video make-up, ma non solo, anche video vlog, chiacchiericcio, come li chiamo io, e inserendo anche qualche altra clip interessante, non sempre video monotoni, perché i video monotoni dopo un po' mi riguardano, ma non mi riguardano sempre, mi riguarda chi mi riguarda, io accetto ben volentieri di essere guardata anche fino a metà, ma se non è così, perché lo sapete, io sono un po' restia che non mi guarda, quindi vabbè, lasciamo perdere. Cosa voglio dire? No, voglio dire che mi guarda, che non mi guarda, pazienza, però boh, vabbè. E niente, ragazzi, questo era tutto. Vi starete chiedendo se ho dormito. Sì, ho dormito, ma non tanto. Non c'era molto chiasso fuori, ma sono io che non avevo molto sonno stanotte, e alle 6:30 mi ha fatto un bel caffèuccio per guardare i vostri video. Ho guardato il video di Star Video, appunto il canale di Star Video, e la saluto, ciao Star Video. Se hai visto questo video qua,
Bacio. E saluto anche il canale della pilotina. Sì, il canale della pilotina, Stefi. Saluto Katia Reali e tutte le altre, perché non me le ricordo più. Non mi ricordo chi altro volevo salutare. Vabbè, non importa. Casomai ve lo scrivo nell'info box se trovo i nomi. Se trovo, se mi ricordo i nomi. Perché siamo talmente tante che mi seguite. Cosa qui? Boh, niente, no, forse sono io. Che mi vedo, vabbè, questa telecamera. Vabbè, sono messa un po' alle spalle dell'armadio. Perché questo non è un muro, è un armadio, per chi non lo sapesse. E quindi no, questa qui che vedete immobile e che si sta muovendo è la tenda. Voi direte, ma va? No, perché dirvi che mi sono messa in un'angolazione un po' sul chi va là. Vabbè, ci sta. Siccome che la luce non è il massimo qua, quindi vabbè, può andare anche bene, però volevo mettermi la ring light, ma ho preferito accendere la luce del lampadario e niente. Cosa volevo raccontarvi? Ah sì, qualcuno nei commenti mi ha scritto se per caso ho qualche paura o da affrontare, che non voglio affrontare o cose sì, adesso non ricordo come era il commento. Sì, ne ho di paure, però non può essere qua a dirle sul canale perché le mie paure più grandi sono tante. Tanto per esempio ho paura che l'indomani, scusate ma questa telecamera intanto si muove, boh, vabbè. La mia paura più grande è che domani non ci possa essere più, dato che mia madre purtroppo non c'è più, è mancata dal 96, cioè proprio non c'è, nel senso che è morta per un tumore. Non sto qua a dire cose specifiche, a specificare il perché, è morta e basta, perché non c'è più, però mi ha lasciato a mia nonna. Mi ha affidato a mia nonna e le sono molto cara per questo, le sono molto grata, anzi, voglio dire. Però mia nonna, o l'indomani, non, siccome non è eterna mia nonna, purtroppo è peccato che non è eterna. Però voi direte, ma tutti non siamo eterni. Lo so che non siamo tutti eterni su questo mondo, siamo tutti di passaggio. Però quando mi sento dire, fai le cose così, fai le cose così, cerca di imparare da me perché un domani che non ci sono più dovrai cavartela da te. Lo so, però sta cosa un po' mi affligge e mi fa, non dico stare male, però ci può essere cioè io ho lo sconforto che un domani io sia un po' boh, così, non riesco più a fare quello che mi piace a me. Non parlo di YouTube, parlo in generale a vivere la mia vita come la sto vivendo da adesso. Anche quando non registro i video, ma non per mettere in mezzo YouTube, per mettere in mezzo che se sarò ansiosa come non sono adesso che sono tranquilla, o perché non perché solo perché c'è lei, perché sono stare anche da sola, per carità. Però io vorrei essere tranquilla pensando che nessuno mi venga a rompere le scatole di nessuna maniera, ma che tutti se vengono con accoglienza a me. E che mi trattino bene, anche se io ho un carattere, ho quasi sempre un carattere che c'è da un po' da capirmi, ma anche io, come suol dire, devo capire gli altri e non è semplice, non è semplice per niente. Io non è che non capisco gli altri, li capisco, ma come si suol dire a modo mio, perché non voglio dire le caratteristiche che ho io. Sarò furba, sarò quello che volete, però. Ma voglio anche fare la vittima, perché anche qui ogni tanto mi dice qualcuno, ma tu sei una vittima di te stessa o ci giochi sulle cose, sulle questioni? Ditemi voi, non lo so. Io la mia più grande paura è che un domani possa venire a mancare mia nonna e io forse me la saprò cavare come forse, chi lo sa. Io dico di sì, ma il resto non si sa. Quindi cucinare già so cucinare. Vestirmi da sola so vestirmi, ci mancherebbe solo quello, cioè mi so prendere cura di me, però tutto il resto l'ho anche detto. Purtroppo adesso ribadisco in altri video che ho già detto e lo ridico, sono in cura da nata, no dottoressa, non dico cosa, perché, per come, sono in cura, quindi
essendo in cura, purtroppo, e per fortuna, le cose mi vanno bene. Non è sempre, perché a volte ci sono delle persone che io, cioè, mi viene ai 5 minuti il malumore, l'essere in instabilità mentale, che mi fa dire ogni 5 minuti, ma va là, oppure ma ecco, quello, che è una brutta parola da dire, perché basta dire cosa? Cosa hai detto? Puoi ripetere, oppure non ho capito, forse ho capito male, oh scusami, ti chiedo scusa, queste cose così, e in effetti non ho sempre trovato a chiedere scusa perché ho paura che ho ferito quella persona. Oppure, non lo so, faccio la vittima io o sono vittima io di me stessa, non saprei dire meglio. Quindi è tutta questione di carattere, di sapersi stare al mondo e di sapersi comportare, chiedere scusa e ammettere i propri errori, cosa che io a volte non sono capace. O per paura, non vergogna, o per paura, o forse perché, come dicono a volte altre persone, sono egoista. Lo so, non sono egoista, ma allora perché non mi riesci di chiedere scusa? O ho paura che gli altri se la possano prendere con me perché non ho il carattere che mi piacerebbe a me. Non è tutti che siamo tutti della stessa pasta. Siamo tutti che vogliamo qualcosa dagli altri, però non sappiamo come ottenerla, e allora ce la prendiamo o con gli altri o con noi stessi, ma non è così, infatti. Io non sono una psicologa, ragazzi, già ve lo dico, perché molti mi dicono, ma perché parli così? Mi sto spiegando il mio carattere, e ascoltatemi, quindi è così. Io andavo da piccola da una psicologa, poi crescendo, oltre ad andare da psicologa, andavo a fare fisioterapia alla Maddalena, che sarebbe via Cavalleggero, se non erro, non mi ricordo la via, comunque dovrebbe essere quella, si chiama FKT, non voglio dire altro perché non vorrei che poi mi dicano cosa hai detto, cosa non hai detto su internet, e niente, e quindi adesso, siccome hanno tagliato anche là, se volendo o non volendo, ho tagliato la mia fisioterapia, forse a tutti, non lo so, e non posso fare fisioterapia posturale. Chissà adesso devo recuperare e chiedere qui nel mio paese, a Palau, se mi danno altra fisioterapia. Cioè, se posso fare altra fisioterapia andando in una palestra dove ci vanno tutti i giovani della mia età, ma anche più della mia età, più grandi di me, a fare fisioterapia posturale, perché, o ginnastica dolce, come la si voglia chiamare, perché io non sono idonea alla ginnastica. Per quelli che non sono, per quelli che hanno autosufficienza, io non sono quella che ha autosufficienza, piace autosufficienza fino a un certo punto, però io sono di quelle che ha problemi con le ginocchia, con la schiena, e quindi non sono molto autosufficiente, lo devo dire, è la verità, però me la cavicchio, a truccarmi non sono il massimo, però è la mia passione. E tutte queste mie cose, patologie, le voglio condividere qua su YouTube. Non voglio sempre portare il make-up, voglio portare anche quello che mi sento di portare io, come le mie sventure. Tante volte mi viene di cadere, ma non lo faccio apposta, o forse non guardo per terra, non lo so. E anche oggi di poco, per un po' ci rimetto di nuovo il muso, ma si può. Poi dico, ho detto tra me e me, ma me la lo fai apposta. O cosa, io ci rido su, ma non c'è da ridere. O guardi per terra, o non lo so cosa devo fare. Boh, sembra proprio cattiva dentro di me tante volte. Perché no, sembra che vado nel vuoto. Boh, non lo so. Vabbè. Comunque, sta il fatto che le mie più grandi paure sono queste. Uno, che non so se ce la farò quando sono da sola. E due, che ci sarà come quando non ci sarò io, quando non, scusate, quando non ci sarà mia nonna, boh. E poi col supporto psicologico ci sto andando bene, d'accordo, ma mia nonna mi sta come sta tirando le orecchie, perché dice tu devi fare questo, devi fare quest'altro, migliorare un po' di cose, perché molte cose non le hai migliorate, e quindi te le devi migliorare un po' di più perché ti serve per te, per quando io non ci sarò più. Ok, va bene, però una cosa fatta un po' per volta, una per calma, perché troppe cose per volta non ce la faccio a farle.
non sto poi a contarvi altro che cosa sto facendo di attività altre, oltre a YouTube, però oltre a YouTube mi sto impegnando nelle attività ricreative, come gli altri ragazzi come me, che hanno un po' di malumore, di instabilità mentale. Devo dire la verità, ragazze, non sono proprio, non so come spiegarmi, malaticcia, però ho qualche cosa che ogni tanto non va tanto bene, però me la so cavare. In certe cose me la cavo, in altre mi devo sforzare un po' di più, ma non ci arrivo più di tanto, quindi mi devo arrangiare a farmi aiutare da altre persone. Cioè, ho un supporto psicologico, ma c'ho anche un tutore, perché sì, ragazze, io per amministrare i soldini miei ho un tutore, che è mio zio, fratello di mia madre. E quindi è così, ragazze. Poi io con chi vivo adesso? Io vivo con mia nonna, però vivo bene, anche se a volte c'ho come la mia vita un po' come una ruota russa, va bene e va male. I giorni che vanno bene, tutto ok, i giorni che vanno male, no comment, però so chiedergli scusa, è in ritardo, ma so chiedergli scusa, mi so rendere conto delle cose, non sempre, però ci arrivo. Quindi non lo so, ragazze, sto cercando di capire bene, non è sempre facile ascoltare mia nonna, perché io sono una ragazza un po' non di facile comprensione, come si dice, non lo so, non sono facile da capire, né da sopportare né da supportare, però cerco di ascoltare, anche se non riesco sempre ad ascoltare. Perché o non so ascoltare, o certe volte da una parte m'entra e dall'altra m'esce. Sono tipo come quel vecchio personaggio di Il Segreto, Ippolito. Da una parte l'entrava e dall'altra usciva. Però adesso sto provando ad ascoltare di più. Non sempre, ma il più delle volte ci riesco ad ascoltare. E niente, ragazze. Questo era tutto. E noi ci si becca al prossimo video. Ciao, ragazze. La prossima puntata sarà sempre su questo argomento. Se mi trucco bene, se no lo faremo sempre con contenuti senza essere troppo monotoni. Ok? Ciao. Bacio, buon pranzo a tutte e a tutti. Aspettate che guardo qua. Le 11:45. Boh. Ciao. Ah, ragazze, fatemi sapere se questo contenuto vi può interessare. O se volete altri tipi di contenuti sempre inerenti all'argomento salute e benessere, o se volete altri contenuti sempre inerenti alla mia salute, ma con l'igiene della persona, come ho fatto finora, e anche il make-up, oppure il videoblog anche all'aria aperta, perché quelli penso che piacciono di più, non lo so, fatemi sapere. Scusatemi se vi ho annoiato, ma volevo solamente parlare un po' con voi e confrontarmi per quanto riguarda la mia instabilità della mente, appunto, mentale. Niente. Scusatemi ancora, però volevo parlare con voi a ruota libera. Ah, faccio vedere com'è la giornata oggi. Aspettate un attimo. Ecco com'è la giornata oggi, come si presenta oggi la giornata. Non è male per niente, vedete? È bellissima, anzi. Quella è la macchina di mia zia Nicoletta, che abita di là, sì, avete capito, proprio di fronte a me. Qua ci sono i vicini, da questa parte qua, qua, i vicini, qua lo stesso, e questa è la giornata di oggi. Niente, a presto, ciao ragazzi, un bacione, buon pranzo a tutte.